che è uno dei, anche degli inventori di Nelson Salvini di fatto, che è Armando Siri. Armando Siri è genovese, lavora come molti genovesi da tantissimo tempo a Milano, però giustamente l'abbiamo invitato perché ha fatto un bellissimo libro che ora presenterà, quindi se fate magari un attimo un po' di attenzione. Si intitola Tasse, pagare meno, pagare tutti. È un libro assolutamente scritto in una maniera comprensibile. È difficilissimo trovare un libro che parli di tasse che sia comprensibile al cittadino. Non lo sono neanche le leggi fiscali, quindi questo credo che sia utile a tutti. Ne abbiamo un po' di copie qua nel gazebo all'entrata. Ora, una delle idee che si è portato Armando è proprio quella famosa flat tax di cui se ne parla tanto, di cui adesso ne parla tanto anche Berlusconi, ma che per la prima volta in Italia se ne è parlata proprio come Lega, individuandola come sistema per abbassare le tasse, rilanciare l'economia e consentire a chi investe di fare nuovi investimenti. Ora lascio la parola a Armando, grazie Armando per essere qua. Nella tua, nella nostra Genova, finalmente liberata. Grazie a tutti e buona festa della Lega. Grazie, grazie mille, grazie infinita Edoardo, grazie mille anche a tutti voi. È un onore e un piacere essere qua. E tra l'altro mi unisco ai ringraziamenti di Riccardo nei confronti di tutti i militanti, di tutti gli attivisti, di tutti i volontari che hanno reso possibile, che rendono possibile questa manifestazione, questa festa del pieno centro della città. Come anticipava Riccardo, noi stiamo lavorando in questo periodo a quello che sarà il programma di governo che Matteo Salvini porterà in dote agli italiani, speriamo alle prossime elezioni che mi auguro saranno tra qui e breve, sempre se ce le faranno fare, ma mi auguro che ormai sia un dato certo e scontato, dipenderà naturalmente dal capo dello Stato, dipenderà dalla famosa legge elettorale. Ma nonostante questo noi stiamo già lavorando, perché non possiamo certo andare di fronte ai cittadini italiani soltanto con l'elenco delle cose che non funzionano. Dobbiamo andare di fronte agli italiani con anche l'elenco delle cose che vogliamo che invece vadano al posto giusto e vengano risolte, perché altrimenti nessuno ci darà la fiducia sufficiente per avere i numeri per governare. E siccome, come vedete da tutte le parti, il cartello che c'è ben presente in tutte le nostre manifestazioni richiama Salvini Premier, Salvini Premier significa che ha la responsabilità di presentarsi con almeno 2, 3, 4 proposte che stiano molto a cuore agli italiani. Una di queste proposte è quella fiscale. Siamo praticamente a fine settembre, adesso siamo ad ottobre, non so se c'è qualcuno tra voi qui che è impegnato nella dichiarazione dei redditi. Se c'è qualcuno alzi la mano, perché questo è il periodo in cui si deve fare la dichiarazione dei redditi. Bene, oggi mi chiama la mia commercialista e mi dice: guarda, ho provato a fare lo spesometro sul sito dell'Agenzia delle Entrate, tu hai solo 2 fatture, però io ci ho messo per inserire queste 2 fatture 30 minuti. Siccome il cliente prossimo ha 142 fatture, beato lui, io penso che da qui all'eternità sarò ancora qui a inserire lo spesometro. Per cui quando fanno passare che i cittadini e i contribuenti sono preventivamente ladri, allora noi vogliamo dire a questo Stato che il primo ladro è lui, nel senso che è ladro della vita delle persone, perché gli sottrae tempo, gli sottrae la forza di guardare avanti, di avere una prospettiva, di potersi concentrare sul lavoro e non di potersi concentrare invece, o di doversi concentrare invece, con le scartoffie e con la burocrazia. Parlava Edoardo di un libro, è un libro che, come diceva giustamente Edoardo, è facilmente comprensibile e leggibile da tutti,
Pausonia. È leggibile da tutti perché ho voluto che fosse un libro divulgativo. Ho fatto un esperimento con mia mamma, che anche lei è qua di Genova come voi, gli ho detto: ma tu capisci? Mi fa: sì, beh, effettivamente è scritto in modo semplice, lo capisco anch'io. Perché le cose, quando sono troppo difficili, è perché non si vuole che si capiscano. Quando le cose sono semplici e arrivano tramite che cosa? Tramite il buon senso. Allora noi che cos'è che abbiamo scritto dentro questo libro? Abbiamo scritto quello che è contenuto anche nell'unico disegno di legge presente in Parlamento, che abolisce il sistema fiscale attuale e introduce un'unica aliquota fiscale al 15%, valida per tutte famiglie e aziende. Voi direte: si può fare? Sì, si può fare. E chi dice o sostiene il contrario semplicemente non si è preso neanche la briga di andare a leggere quello che è la nostra proposta. Quando noi siamo partiti con questa proposta, già qualche anno fa, ci davano dei marziani, sembravamo caduti da Marte. Peccato che proprio in questi giorni il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, portandole da 7 a 3, e ha introdotto un'unica aliquota per le aziende americane. Come è stato accolto tutto questo? Con un grande applauso dei mercati, che finalmente trovano respiro e finalmente non si sentono schiacciati dal fisco, dalla burocrazia e dallo Stato parassita, uno Stato parassita, perché non dobbiamo dimenticare una cosa: che dietro il sistema fiscale italiano, visto che l'Agenzia delle Entrate ci costa 4 miliardi l'anno, c'è un sistema parassitario che vive e sopravvive sulle disgrazie e sulle difficoltà degli italiani. E io su questo voglio dire una cosa: dentro la legge noi prevediamo il saldo e stralcio di tutte le cartelle di Equitalia, in modo tale da consentire a tutti i contribuenti che sono in incaglio, non perché non vogliono pagare o perché sono evasori o perché sono delinquenti, ma semplicemente perché, vi faccio un esempio che arriva a tutti: il commerciante o l'artigiano che aveva un'attività negli ultimi 3 anni ha dovuto scegliere se alla fine dell'anno, quando il commercialista lo chiamava per dirgli che c'erano da pagare le tasse, ha dovuto scegliere se pagare quelle tasse o se dare da mangiare ai figli, se pagare l'affitto e se campare e tirare avanti. E che cosa ha scelto? Ha scelto di tirare avanti e di dare da mangiare ai figli. E io avrei fatto l'identica stessa cosa. Quindi glielo diciamo con grande chiarezza, in modo tale che se non gli arriva glielo ricordiamo. Allora, dentro questa legge noi prevediamo un saldo di tutte queste posizioni al 6%, al 10%, massimo al 25%, con una chiusura tombale, saldo e stralcio, in modo tale che tu, con quel poco che hai, che riesci a accumulare, chiudi per sempre la tua posizione col fisco e torni a vivere, torni in bonus senza avere l'ansia di avere lo Stato che ti insegue. Devi chiudere il conto corrente, non puoi avere la macchina intestata, non puoi avere la moto, devi vivere come i topi di fogna, in mezzo poi a una marea di persone che invece vive in plein air, alla luce del sole, e prende magari il contributo di 25, 35, 50 euro al giorno per stare qua in mezzo a noi. Allora, rispetto a questo, noi riduciamo il carico fiscale non solo perché abbassiamo l'aliquota dal 43, 38, 27, 23 e 41%, la passiamo al 15%, ma soprattutto semplifichiamo il sistema. Guardate che questo sistema fiscale, non so se voi lo sapete, è fatto di 69.000 norme in un provvedimento, diciamo, generale della legislazione, che stabilisce che siamo colpevoli fino a prova contraria. Cioè, esiste in materia fiscale, in materia tributaria, l'onere di inversione della prova. Vuol dire che lo Stato, se ti manda a casa una lettera con scritto Agenzia delle Entrate, lei mi deve dare 30.000 euro, tu puoi avere tutte le ragioni del mondo, ma devi avere almeno 10.000 euro per andare di fronte alla commissione tributaria. Allora, sapete cosa vuol dire questo? Vuol dire che viene meno il principio costituzionale che siamo tutti innocenti fino alla prova contraria. Bene, noi questa cosa la aboliamo! Aboliamo l'onere di inversione della prova, e deve essere lo Stato che è colpevole fino a prova contraria, deve stabilire che io lo sono, altrimenti sono innocente. Questo è il principio. Arriviamo alle aliquote. C'è qualcuno che dice
che il 15% è troppo poco. Naturalmente chi dice che il 15% è troppo poco non ha studiato, perché noi per aver fatto questa legge, per fare questa riforma del testo unico, io ho studiato 6 anni questa riforma, perché dovevamo adattarla al sistema legislativo italiano, che come sapete nella nostra Costituzione, l'articolo 53, comma secondo, prevede la progressività dell'imposta. Quindi non potevamo prendere la flat tax così come è in giro per il mondo e applicarla in questo paese. Ci ho lavorato 6 anni, ci ho lavorato negli ultimi 2 anni con il professor Aldin Rabushka, che è docente a Stanford ed è stato il padre mondiale della flat tax, quello che ha dato consulenza in tutti i 38 paesi al mondo in cui questo sistema c'è, è in vigore, funziona e ha successo, sono tutti paesi che crescono. E vi ricordo che tra questi paesi ce ne sono ben 7 che fanno parte dell'Unione Europea, che sono i paesi dove le nostre aziende hanno delocalizzato produzione, ricchezza, lavoro e tasse, e noi vogliamo che queste aziende ritornino a investire, a portare lavoro in Italia, perché noi investiremo tutte le nostre forze e tutto il nostro impegno per il lavoro, e lo diciamo soprattutto a quelli che pensano che il futuro dei giovani sia a casa guardando il soffitto ad aspettare il sussidio di Stato. No, solo il lavoro può rendere libere le persone, capaci di avere la dignità di affermazione nella società per se stesse e per la propria famiglia. Allora su questo siamo chiari, le nostre forze vanno in quella direzione. Aggiungo una cosa, che a proposito di aliquota, tornando a chi dice che il 15% è poco, io vorrei ricordare a quelli che propongono ad esempio una flat tax al 25%, che sembra che sia più credibile, no? Perché se io vengo qui e per anni mi hanno detto che pago il 60, 70, 80% di tasse e mi dicono che posso pagare il 25%, io mi accontento, dico vabbè, sembra più verosimile. Però purtroppo, siccome noi parliamo di imposta sul reddito, dobbiamo pensare che ci sono tante milioni di italiani che noi non possiamo lasciarli fuori dalla riforma fiscale. Il 15% è l'aliquota che ci consente di far guadagnare tutti, a partire dai redditi più bassi fino a quelli più alti, senza lasciare escluso nessuno. Noi non facciamo una flat tax per i ricchi, noi facciamo una flat tax per tutti indistintamente. Questo lo diciamo soprattutto anche agli alleati di governo che stanno con noi sostenendo questa proposta. Adesso che non siamo più di Marte, ma siamo sulla Terra, dopo che il presidente appunto degli Stati Uniti l'ha fatta, adesso tutti dicono che la flat tax è, diciamo, fattibile, possibile, giusta. Ci si litiga solo con le aliquote, perché? Perché naturalmente non si può ammettere che Salvini, che la Lega, che Siri avevano ragione prima, allora devo distinguere con l'aliquota, così ci mettiamo tutti in pace. Ma la nostra missione non è quella di renderci più belli agli occhi degli italiani, la nostra missione finale è quella di farli stare bene poi alla fine gli italiani, e su questo voi dovete avere la certezza che Salvini ci ha messo la faccia. Quindi voi andate via di qui stasera e se qualcuno vi dice che la flat tax non è possibile, voi al contrario dovete avere la convinzione profonda che se noi andremo al governo la flat tax sarà fatta subito, perché noi ci abbiamo messo la faccia. Voglio che sia chiaro per tutti, perché se andiamo a chiedere la fiducia degli italiani dobbiamo meritarla, dobbiamo fare le cose che promettiamo, perché poi se no non c'è più storia. Un'altra cosa su cui ci impegneremo molto è un tema che sta a cuore credo a tutti, che è il vincolo di mandato. Non so se voi lo sapete, ma noi spesso diciamo che questo è il quarto governo non eletto dai cittadini e saremo anche un po' stufi. Allora, i cultori del diritto ci ricordano che questa è una repubblica parlamentare e che quindi i presidenti del Consiglio non si eleggono. È vero, ma vogliamo dire a questi signori in punta di diritto che
questi quattro governi sono stati sostenuti da maggioranze che erano state elette da elettori che avevano eletto dall'altra parte, che sono passati con la sinistra. Bravo. E li appoggiano tradendo il voto degli italiani. Glielo vogliamo dire sì o no? Eh sì. Allora mai più questi passaggi di casacca. Noi vogliamo il vincolo di mandato. Se tu prendi il voto degli elettori devi rispettarlo fino in fondo, altrimenti ti dimetti e ti ripresenti alle prossime elezioni. Voglio che questo sia un punto importante, perché vedete, se veniamo qui e parliamo di riforma fiscale, siccome tutti noi ci teniamo a che cosa sostanzialmente? Perché facciamo la riforma fiscale? Perché la facciamo? La facciamo perché la flat tax serve come politica monetaria. Voi sapete che siamo dentro l'Europa, dentro l'euro, sapete che non possiamo stampare la moneta e quindi non possiamo agevolare i consumi mettendo sul mercato nuova massa monetaria. Allora che cos'è che facciamo con la flat tax? Facciamo sì che lo Stato rinunci a una porzione dei soldi che ti tira via dalle tasche sotto forma di imposta, te le lasci nelle tasche, così tu alla fine del mese finalmente ti puoi comprare quella camicia che è un sacco di tempo che non ti puoi comprare nuova, perché tua moglie ti ricorda che hai l'assicurazione da pagare, l'affitto da pagare, gli studi da pagare, tutte le cose da pagare. E allora a quel punto tu cosa fai? Ti ritrovi 200, 250, 300 euro in più in tasca al mese, perché lo Stato non te l'ha portata via con le imposte. Vai giù, ti compri la camicia, il negoziante è contento perché è un pezzo che non vede gente che gli compra la camicia e stava per chiudere, tira un sospiro di sollievo, aumenta il suo fatturato, paga più imposte, chiama quello che vende le camicie, gli ordina più camicie, lui finalmente fattura di più, lui chiama la fabbrica rimette in moto la produzione di camicie e finalmente chiama quel ragazzo che gli aveva portato il curriculum e gli dice: senti, adesso possiamo assumerlo. Questo è lo scopo finale. Bravo. Lo scopo finale, d'accordo? Significa rimettere in moto i consumi, la domanda, perché senza la domanda e senza i consumi il paese è morto. Non è che possiamo continuare a curare un paese che ha la polmonite, scusate, ma se tu hai la polmonite è normale che ti venga la febbre a 39, anche a 40. Allora in questi 4 anni noi avevamo l'Italia con la febbre a 40 e i geni dei medici, Monti, Letta, Renzi, tutti questi qua, e adesso Gentiloni, che danno che cosa per curare la polmonite? La tachipirina. Gli danno la tachipirina, scende un po' di qualche linea la febbre, dopo 2 ore la febbre ritorna. Ma perché? Perché non hai curato le cause della malattia, hai curato solo i sintomi. Quando hanno fatto il Jobs Act e hanno dato gli 80 euro, quella è tachipirina, perché finiti gli effetti, la malattia è tornata. Non è che voi vedete più gente che trova posti di lavoro, vedete più commercianti che aprono, più artigiani che fanno affari o più gente, piccole imprese che finalmente produce e gente che consuma. È tutto ugualmente stagnante. Noi abbiamo invece l'idea che dobbiamo curare quella polmonite con un antibiotico, mettendo in moto il sistema immunitario. Perché se io faccio circolare il denaro nell'economia, il denaro funziona come il sangue nell'organismo. Se il sangue circola nell'organismo, allora le cellule vivono e tu sei in forma. Ma se tu ti metti un laccio al braccio, stringi per una settimana, quella parte di braccio lì dopo una settimana è andata in cancrena. È andata in cancrena, cosa vuol dire? Che non è passato l'ossigeno e i tuoi tessuti muoiono. Che cosa sono le saracinesche dei negozi che vediamo chiuse e i cancelli delle imprese che vediamo chiuse, se non i tessuti del nostro sistema produttivo ed economico che stanno morendo perché non arriva l'ossigeno? Complice anche le banche che non erogano crediti e mettono gli imprenditori e le famiglie sul lastrico andandoli a portare via anche quel poco che hanno senza scrupoli. Allora, come vedete, le cose sono ben chiare nella nostra testa. Noi dobbiamo rimettere in moto la domanda, perché senza rimettere in moto la risposta immunitaria dell'organismo economico siamo destinati a perire come economia, come società. E guardate che
l'aspetto economico della società va di pari passo anche con l'aspetto sociale della società. Stiamo andando in una direzione che ci porta alla completa disumanizzazione della nostra comunità. Tra poco non usciremo neanche più di casa per andarci a comprare il pane, andarci a comprare le scarpe, andarci a comprare una camicia o le lenti a contatto, perché prenderemo tutto su Amazon, sul computer, e alla fine ci ritroveremo da soli, noi e il nostro computer. È quella la vita che vogliamo? No, quella non è la vita a cui aspiro io e quella che vorrei che fosse la vita dei miei figli. Allora, siamo e abbiamo le idee chiare sul modello di società, senza essere contro il progresso, perché il progresso ci sta. Se io voglio comprare su Amazon, posso comprare su Amazon. Le tasse in Irlanda e invece il negozietto sotto casa si trova la guardia di finanza, si trova i vigili, si trova la polizia che gli fanno un mazzo così perché magari si è dimenticato di fare lo scontrino della pizza. Allora le regole devono valere per tutti indistintamente. Allora, a parità di regole, vediamo se vincerà la qualità o se vincerà invece la non qualità, perché noi non dimentichiamoci che in questo sistema entrano ogni anno in Italia, lo dice l'Agenzia delle Dogane al Parlamento, 180 miliardi ogni anno di merce contraffatta proveniente dalla Cina che non paga il dazio e non paga l'IVA, per un danno all'erario di 40 miliardi di euro. Allora io mi chiedo, se noi facessimo rispettare le regole a questi signori che poi creano il mercato nero e fanno concorrenza a quelli che poi sono i nostri onesti commercianti, artigiani, imprenditori, piccoli imprenditori, eccetera, che cosa succederemo? Potremmo diminuire sì o no le imposte? Certo, perché quei 40 miliardi sono 40 miliardi nostri che ci vengono fregati ogni anno. Allora attenzione a questo. E sapete perché la gente va a comprare dal negozio cinese? Sapete perché? Perché non c'ha i soldi, perché li abbiamo affamati, perché abbiamo messo le persone nella condizione di livellare verso il basso la loro aspettativa. Noi dobbiamo riconquistare il nostro standard per il quale abbiamo combattuto come società e come cultura, e non possiamo consentire a nessuno di sottrarci alla man bassa. È questo che noi diciamo a chi ci dice che siamo anacronisti, a chi non vogliamo il progetto, il progresso. Noi vogliamo rispetto delle regole, delle nostre regole però, perché sono le regole per le quali abbiamo combattuto, per le quali ci siamo impegnati. Io potrei dirvi tante cose sulla famiglia. Tutti parlano che bisogna fare più figli, ma quali sono i provvedimenti che abbiamo in mente? Bene, noi ne abbiamo uno ad esempio. Se voglio che una mamma faccia un bambino, io Stato magari dovrei rinunciare a prendere il 22% sul ciuccio, sul pannolino, sul biberon, sulla carrozzina e su tutti quelli che sono gli immediati prodotti che devo comprare quando ho il figlio che è appena nato. Almeno per i primi 3 anni IVA zero, e questa è la nostra proposta, anche questa è la nostra proposta presente in Parlamento. Poi c'è il tema delle infrastrutture. Siamo a Genova, il porto di Genova, aspettiamo il terzo valico. L'Italia è geograficamente la cerniera di collegamento di tutti i traffici che arrivano da Suez, e sono 60 milioni di container che passano da Suez e vanno verso Gibilterra e vanno a Rotterdam, a Hamburgo e a Brema. Non vengono in Italia. Perché? Perché abbiamo carenza di infrastrutture, non abbiamo l'alta portabilità, stiamo aspettando il terzo valico. A Trieste i tedeschi fanno il pesce in barile per farci fare il Brennero. Allora su questo noi abbiamo le idee chiarissime. Senza un paese che investe nella logistica e nelle infrastrutture non abbiamo futuro. Perché la logistica, insieme al lavoro, insieme all'energia e insieme alle tasse purtroppo, costituiscono il prezzo del prodotto finale. Noi dobbiamo essere all'altezza delle sfide mondiali, ma a casa nostra, perché se noi dovessimo intercettare anche solo un terzo di quei traffici che adesso la Spagna si sta prendendo, perché la Spagna ha finito il corridoio di alta portabilità da Gibilterra a Duisburg, se noi ne prendessimo anche solo un pezzettino,
Questo pezzettino varrebbe 500 miliardi e 5 milioni di posti di lavoro. Che cosa hanno fatto i governi fino adesso? Zero. Zero. Allora noi su questo ci vogliamo impegnare. Chiudo dicendo una cosa. Tutti voi ricevete a casa puntualmente la bolletta della luce o del gas, credo, no? C'è qualcuno che non riceve la bolletta della luce? La ricevete tutti? Bene. Quando voi guardate la bolletta della luce e leggete le voci, vi siete accorti che fatto 100 di luce c'è solo il 20% e l'80% sono tutte cose che non si capisce niente? Sono tutte ruberie? Te ne siete accorti, sì o no? Eh sì, eh. Ecco, allora, stoppa le ruberie sull'energia. Noi oggi abbiamo la capacità tecnologica, abbiamo la capacità politica e abbiamo la capacità organizzativa di poter mettere in piedi delle centrali smart autonome che possano portare l'energia direttamente dal quartiere, dal comprensorio, dal condominio, come fanno in tutto il mondo. Quei costi dell'energia, lo sapete perché sono così alti? Perché noi abbiamo ancora un sistema vecchio, obsoleto, per cui il trasporto dell'energia ci costa 15 miliardi di euro. Perché queste lampadine qui, l'energia per farle andare magari è capace che arriva da Grosseto. Da Grosseto a qui ha già disperso l'80% del carico energetico. E chi lo paga? Voi. Allora noi siamo per l'idea che invece meno percorso fa, meno strada fa l'energia, meno me la metti in carica a me. Un terzo in meno in bolletta. Sono promesse elettorali? Sì, sono promesse elettorali. Ci mettiamo la faccia. Io su questo non transigo con me stesso, non lo fa Matteo Salvini, perché quando ci mette la faccia piuttosto si fa ammazzare, ma quello che ha promesso lo fa. E vi assicuro che noi abbiamo ben chiara quella che è la nostra visione di paese e di governo. Quindi vi dico, in alto i cuori, andiamo a governare, Salvini Premier. Grazie a tutti, ragazzi. Bravo. Grazie. Bravo.